E ragazzi, ben ritrovati da AndreLink91 e bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Abbiamo fatto un bel po' di sfide, siamo nel regno dei duellanti al momento e il prossimo avversario che ci tocca affrontare è Panic. E Panic all'attacco. È un duello piuttosto interessante, devo ammettere. Mi è piaciuto molto. Purtroppo però non sarà possibile ricreare le atmosfere dell'anime o del manga. Ma sarà una bella partita, spero. Ho sognato che Bakura era impazzito. Anch'io, sì. Tutto bene, amici? Bakura, non farmi del male! Non ti preoccupare. Improvvisamente udirono un urlo provenire dal bosco. È Panic. Ciao, ciao, uccellini. Le mie arpie se ne sono andate. Penso che vuoi dire eliminate, proprio come te. Ora consegnami tutte le tue Star Chips, perdente. Ah, ma Pegasus lo paga, è certo. Non lo sapevate? Adesso sappiatelo. Panic è uno degli eliminatori dell'isola e se non ve ne andate via di qui vi farà quello che ha fatto a me. Vi farà quello che ha fatto... Mamma mia, italiano proprio top. Yugi ovviamente se la prende a cuore, non si sa perché, ma non si spaventa facilmente, soprattutto quando difende i suoi amici. Yugi, deve essere il mio giorno fortunato. Pegasus ha promesso all'eliminatore una generosa taglia su di te. Pensi che mi darà un bonus se infliggo danni fisici? Scommetto tutte le mie Star Chips per rivincere quelle di Mai. In poche parole, quando duelli contro Panic metti in palio molto di più delle tue insignificanti Star Chips. Oh. Facciamo col deck della storia, ovviamente. Se poi ci perdo 2-3 volte uso il deck... quello che mi capita sotto mano. Quello che mi dà il gioco. Inizio per secondo, bene. Mi piace iniziare per secondo perché almeno posso vedere se l'avversario ha carte piazzate a terra e cose così. Abbiamo già la tartaruga catapulta che servirebbe come carta jolly. Yami! Non è male Yami se solo avessi mostri... o dell'oscurità? Demone incantatore, eccolo. Iniziamo malino, eh. Potrei usare la spada per vedere chi c'ha... Ne ho due, attiviamola subito. Alle mura del... Eccolo, è il castello delle grandi illusioni. 1900. Allora, no. Vabbè, sì, la evoco. E tanto non può attaccare. E la finisco qui. Poi la sacrifico per evocare la tartaruga. Ma... prima devo evocare il mammut delle tombe. Spero non abbia roba tipo tributo torrenziale, ma... uno come lui non dovrebbe averla. In teoria, una carta di quel tipo. L'evochiamo qui. Nel caso gioco un'altra spada rivelatrice. Ryukishin, va bene? Perché non l'ha fatto, va bene. Abbiamo... ecco. Scusami, Allora, io sono... un enorme fan del teschio evocato. Ma voglio giocarmela in una certa qual maniera. Quindi evochiamo la tartaruga. Potevo evocarla in difesa, Mi abbiamo inflitto qualche dannetto. Va bene così. Non ha niente quindi praticamente. Posso giocarmela safe allora. Posso farmela tranquillamente? A sto punto. Mi evoco il teschio. Oddio, potrebbe essere un azzardo il teschio, eh. Perché ora attacco. Va bene. Ehi, non dimenticate cosa ho giocato io, eh. Forza riflessa. Che bellezze quando va così. Un mostricino. Mago nero, no. Va bene, facciamo così. Se evoca un mostro mi fa qualche dannetto, ma posso ancora cavarmela. Nulla, perfetto. Strappa possesso, che è una carta magia. Equipaggiamento, no. Non è neanche rapida, quindi non me ne faccio nulla. Stesso discorso di prima, ecco. Lo evoca in attacco, lo evoca. Ma sei scemo? Ma sei scemo che lo evochi in attacco? Però.
Io glielo rubo, no? La prima cosa che faccio è tributo e via, no? Cosa più logica da fare. Evochiamo anatema del drago, battle phase e attacco diretto, non ha nulla e 2000 danni se riprende in saccoccia. Prossimo turno, se non mi capita un mostro con un potenziale d'attacco considerevole, mi gioco l'elfo. Ah, castoro guerriero. Beh, allora sì. L'unica cosa che potrebbe salvarlo sarebbe mettere un altro castello delle illusioni. Dovrebbe averne tre, secondo una logica stringente. E a quel punto gli evocherei il mago e lo finirei. Però io sono troppo... troppo... bello, va. Quindi... male che vada. Ma se non l'ha fatto prima, non lo fa neanche adesso. Nessuno batte Panic! Nessuno! E muore male. Yuki, non so cosa dire. Ecco qua, le tue Star Chips. Ma come qua? Come 10? Beh, ad ogni modo le accetta. Una sfida contro Panic, probabilmente per il duello invertito. Però... l'arena delle anime perse. Oh, questo contro lo zombie. Questo è bellissimo, raga. Andiamo avanti, dai. Joy, cosa c'è che non va? Niente, si stava sognando di essere un cane. Ad ogni modo sembra che siano rimasti una dozzina di giocatori sull'isola, quindi sono i più forti. E ovviamente Joy deve sbrigarsi a vincere le 10 Star Chips che gli servono per avanzare. Abbiamo anche Bandit Ken e il suo complice Bones. E Bones ha trovato un duellante stupido e sciocco, ma l'altro è bravo. Quello che è bravo è Yugi, cioè quello stupido e sciocco è Joy, poverino. Mi piace il suo look perché è stempiatissimo, poi dietro c'ha quei capelli che hanno l'attacco qua proprio, e quindi sembra lo zio Fester. Ad ogni modo, Bandit Ken ha subito una bruttissima sconfitta da un bambino contro ad un torneo, insomma, piuttosto importante. Però il bambino ha vinto grazie a Pegasus. Ad ogni modo, andiamo avanti. La storia è facile. Lui, Joy, vede questi due e li segue in mezzo al bosco. E benvenuto all'arena delle anime perdute. Nessuno esce vivo da questa arena. Sarà la tua tomba. Joy, i fantasmi dei morti sono tutti intorno a te. Non puoi fuggire dalla tua paura. Eh? Chi dice che ho paura? Ci deve essere un modo per uscire da questo posto. Certo, dammi tutte le tue Star Chips e puoi strisciare fuori come un piccolo cucciolo spaventato. Duelliamo, vai. Il deck di Joy questa volta dovrebbe essere ottimo per sconfiggere Bones. Ho vinto io, quindi inizio per secondo, vai. Facciamo una cosa, evoco qui il copiatore. Gli copio attacco e difesa di questo mostro che non è male. È davvero alto. E termino il turno. 1500 non è male come punteggio d'attacco. No, non l'ha fatto, non l'attivo. No. Voglio vedere cosa gioca prima. Sì, invece, ora l'attivo. Voglio vedere cosa c'ha. Potrebbe essere una forza riflessa che ce l'hanno tutti. Richiamo del posseduto. Ok, non ha attaccato, non so perché, ma peggio per lui. Ok, allora faccio una giocata un po' strana. Ok, evoco lui. Così gli faccio il massimo danno possibile, 1700, e termino il turno. Tanto era fino alla fine del turno, quindi, in teoria. Lui però rimane a zero, non so perché. Quella è la zucca? No, perché l'ha messa in difesa. Però è strano, non dovrebbe giocarmi, non dovrebbe mettermi a zero attacco e difesa. Ha scambiato attacco e difesa fino alla fine del turno. Poi doveva tornare, non dice attacco e difesa originali. Allora, male che va adesso. Ci prendo un po' di danni. Figlio di una trottoletta. Va bene. Va bene. Che cavolo. Sei un pezzente, sei. Sei un pezzente proprio. Carità graziosa, vai. Giochiamola subitissimo.
Scarto te e scarto pure te. Un'altra carità graziosa, ce la giochiamo pure. Signore delle fiamme potrebbe essere interessante, ma neanche troppo. Scartiamo Koji Koji. Il cucciolo, sì. Sì. Evochiamo l'altro predone d'ascia. In questa maniera gli distruggiamo il suo zombie piuttosto interessante. Attacchiamo un altro... Ok, cimitero rigenerante, non l'ho mai sentita. Potrebbe anche essere dal 2010 in poi non ho più giocato. Santo cielo. Ah, meno male c'è solo questa. Oh, che cavolo. Buco trappola, mi piace. Allora, lui andrebbe con 700.006, ma no, è troppo poco lui. Distruggiamo questa e distruggiamo anche questa, che è il clown, perfetto. Ragazzi, questo scontro potrebbe essere vinto, eh. Anche a costo di tirarmi la sfortuna, dico che potrei vincere. Buco nero me la tengo nel caso evochi il maledettissimo... La maledettissima zucca ha come un tributo. Ma te lo scordi allora? Stiamo calmi. Va bene. Di tutti i mostri scoperti, dice. Proviamoci. Proviamoci, male che va, quello è un altro castello delle illusioni. No, è andata molto bene. Perfetto, dai, avanti. Ce la facciamo? Oh, cavoli. Nessun giocatore può evocare tramite tributo tranne i mostri zombie. Che bellezze, pensa un po'. Bene, se ora lui non pesca nulla, è fatta. Però ha questa carta che gli permette di evocare specialmente un mostro zombie. Eccolo, ma ero preparato. Ero preparato a questo. A questa eventualità. Eccola qui, vai. Signore delle fiamme. E ci gioco Salamandra. Eccola qua. Signori, questa è vinta! Vabbè, insomma, il deck di Joy ancora non va. Quando andremo avanti, poi, dopo Duel City. Joy ha vinto, ci vediamo in giro perdente. Ma come, capo? Praticamente Bandit Ken o Bandit Kears, poi dipende quale versione preferite, ruba le stelle ai suoi compari e si va a prendere la testa di Pegasus, perché poi tanto ci facciamo anche... L'affronto. A questo punto Pegasus ruba l'anima di Mokuba. Kaiba ovviamente vuole sfidarlo, ma deve prima affrontare Yugi. Se Kaiba vince contro Yugi, potrà affrontare poi Pegasus in duello e cercare di recuperare l'anima di Mokuba. Ragazzi, non indovinerete mai chi sta bloccando la strada per l'accesso. È Kaiba! Yugi, non posso farti passare. Ho vinto 10 Star Chips, fatti da parte! Hai abbastanza Star Chips per qualificarti alle finali dei Regni dei Duellanti, ma non posso permetterti di affrontare Pegasus, lui è mio! Tu e io faremo un duello finale, Yugi. Adesso, facciamo sto duello, dai! Kaiba, accetto il duello. Inizio per primo, perché io sono Kaiba! Interesting, a dire il vero, eh? Ma io metterei Sagi il Clown in difesa. E ti cedo volentieri la mano. Ho una Polymer. Ah, per i draghi? No, drago finale? No. Ci vorrebbe Cybersteen, ma non penso che ce l'abbia. E la Peppa, Emma dai, avrà due forza riflessa coperte qua, Yugi. Ma è già persa. Allora, vai, iniziamo.
Drago bianco a Kibru. Però io sono una persona a modino e mi gioco questa coperta. Poi mi attivo saggio delle polimerizzazioni qua. E mi prendo una... Ce n'ho tre, certo, tanto per cambiare. Come se dovesse servirmene qualcuno in più con questi deck. Tanto non possiamo... Non scarteremo mai nulla dalla mano, tranquillo. E non distrugge nulla, nessuna carta magia dalla mano. Oh sì, attaccami tutto, attaccami. Attaccami tutto, Kuribu in attacco. No, 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 ma come? Ma no. Ma tutto il campo. Tu sei un pezzo di pezzo, sei. Evoca. La cosa buona è che non può sacrificare per evocare come tributo, quindi... Yugi, devi aspettare che ti ridistruggo. Non lo farò mai. No, invece sì, dai. Potrei mandare questo al cimitero per... Oddio, aggiungere un drago bianco dal deck alla mano, ma... Beh, se lo pesco sì, la sacrifico. Mannaggia! Se ne pesco un altro, la offro come tributo per spade in agguato. Non dice scoperta, però... Vabbè, la giro al limite. No, allora no. Sì, dai, la uso a te. Adesso la uso. Ti prego, dimmi che non ha un'altra forza riflessa, perché sennò giuro che lo apro. Vai, il secondo drago è aggiunto alla mano, ragazzi. Ragazzi, forse fra un paio di turni posso evocare il... Complimenti vivissimi. Oh yes. Ci prendo un po' di botte. Ma quelle che prenderai tu. Oh, sì. Ti prego, fallo, attacca, ti prego, fallo, attaccami. 3300 danni mi fai, ma non importa. Sì. Vai, mi rendi solo più forte, Yugi. Mi rendi solo più potente. Appari! O potente drago! Nessuna... No? Ok. Posso anche evocare, quindi lo faccio. Nessuna transizione, nessuna cosa, solo mago nero e drago bianco, occhi blu. Figlio di una trottoletta! Ma basta con sti Kuribo? Basta sto Kuribo, basta! Io ero un abuser di Kuribo, ma dopo guarì, dopo varie sessioni, guarì, però... E dai! Oh cielo. Una carta coperta nella zona magie e trappole. Cosa potrà mai essere? Oh, ok, non è. Meglio così. Ha solo 1200 in difesa. E ora Ryukishin potenziato! Mm.
2 very boring minutes later. Vai, Yugi, cosa farai questo tuo ultimo turno? Giocherai un mostro in difesa? Non farei nulla? E allora, la tua sconfitta sarà inevitabile! Oh oh oh! E pensare che sono riuscito a evocare il drago finale occhi blu. Sono fiero di me. E ora, attacco finale. Grazie per la battaglia, Yugi. Yugi rifiutò di finire il suo attacco contro Kaiba perché avrebbe inflitto danni fisici. Quando Yugi si rifiutò di attaccare, Kaiba colpì di sorpresa e prese la vittoria. È stato un bel duello, effettivamente. Non questo, quello che hanno fatto appunto nell'anime e nel manga. Però davvero davvero particolare. Kaiba ovviamente stava perdendo e dice: ah, se mi attacchi mi butto lì sotto e... beh. Pusillanime. Ben fatto, Kaiba Boy! Come desideri, sarò il tuo prossimo avversario. E piccolo Yugi non se l'è cavata così bene in questa rivincita. Il suo spirito è stato domato e l'anima di suo nonno resta mia. Ci sono un po' di duelli invertiti da fare. Attenzione però, un duello di lacrime, ma poi questi duelli me li giocherò per conto mio. Ad ogni modo, ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video di Yu-Gi-Oh! Vi invito a dare un'occhiata in descrizione per la pagina Instagram e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi! Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!